Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti dal vostro Kartal Curva Nord, punta appuntamento come di consueto il giovedì sera il processo del Grifo. C'è un ritorno, raga. Chi è che la sta a guardare? Aspetta, che qua. Ah, ecco Aspetta il mio perché mi sa microfono. connesso No, io no, è il mio, a... ecco qua, è il mio, ecco qua. A posto. Allora, come sempre, i nostri fedelissimi ospiti a partire praticamente dal nostro mitico direttore. Ben ritrovato, direttore. Ritrovati a voi, sempre un piacere, un onore parlare del nostro grifo con voi. Buonasera e ben ritrovato al nostro mitico Daniele. Buonasera. Buonasera e ben ritrovato al nostro mitico Sam. Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao. Andiamo a presentare il nuovo ospite, appunto, che è appena, diciamo, entrato nella nostra family, il mitico Lorenzo. Buonasera. Poi, ragazzi, avremo un nuovo YouTuber che adesso praticamente si smut. Eccolo qua, un nuovo Buonasera. YouTuber. Allora, si presenti pure, visto che lei farà parte del nuovo YouTube, del nuovo staff, quindi vada, si presenti pure. Buonasera ragazzi, per chi vuole seguitemi sul nuovo canale del Grifo Perugino Ingrifato ecco, dai, a posto. Per chi mi vuole seguire. Ok. Allora, intanto andiamo per ordine di quello che è successo in settimana. Praticamente c'è stata la presentazione di Caserta, il nostro appunto Fabio Caserta, che si è presentato ai microfoni, diciamo, della stampa, e voglio una prima considerazione a caldo di tutti voi, partendo dal direttore e via discorrendo. Prego, direttore. Grazie. Casetta è un allenatore che viene a Perugia perché vuole dimostrare qualcosa. Conosce il girone C della Serie C, perché si chiamerà così finalmente, non Lega Pro, e che quindi ha un vissuto. Poteva scegliere altre piazze. Secondo me, la Juve Stabia è retrocessa anche a causa dei 10 turni post-Covid, che l'hanno fatta cadere, era alle soglie della zona di spareggi promozione, e invece dopo, per una serie di questioni, è scivolata. E se l'ultima partita avesse vinto contro il Cosenza, scontro diretta, ma il Cosenza era la squadra che nelle ultime 5 partite era vinta tutte quante, la squadra più in forma del campionato, avrebbe avuto possibilità dello spareggio. Lui si è presentato bene, vuole giocatori motivati, fa un 4-3-3, bisogna capire qual è la rosa, quale 4-3-3, quali gli elementi che possono interpretare il suo 4-3-3. Ci auguriamo che la società soddisfi da subito le esigenze tecniche per fare una squadra competitiva, perché sarà il girone B, ma con squadre molto importanti come il Padova, la Ferrari di Salò, la Triestina, la squadra di Bolzano, la Südtirol. Sono squadre che hanno disponibilità economiche e volontà di voler andare in Serie B. Quindi è un girone difficile, come tutti i gironi. Lui conosce quello della C, quello del girone C, dove ha portato la squadra in Serie B della Juve Stabia, conducendo un girone d'andata veramente forte. Aveva tanti punti di vantaggio, poi all'ultimo l'ha persi, ma ha vinto a mani basse, diremmo. Quindi è un personaggio che la vita l'ha forgiato per diverse vicissitudini familiari, e per cui vuole dimostrare qualcosa a Perugia, e Perugia è un'ottima piazza perché ha bisogno di tornare subito. Non ce lo nascondiamo, nella serie cadetta, e quindi sta alla società dare al
direttore sportivo Giannetti, al direttore generale Comotto, fornire tutti gli elementi che lui richiede per poter fare una squadra competitiva, perché tutti quanti noi vogliamo questo. Perfetto, ottima analisi, corretta, precisa e concisa. Dani. Allora, Caserta sì, è un allenatore ancora giovane, abbastanza inesperto, e questa è un'ottima occasione per far vedere le sue qualità e affermarsi in una piazza non facile, l'abbiamo visto quest'anno, e girone difficile, come tutti gli altri, non c'è un girone più facile, uno meno facile, e questo è un campionato molto strano, dove non conta solo la tecnica o la voglia, ma conta anche la continuità, e non bastano i nomi o gli organici della squadra. Caserta in questo momento non ha giocatori per fare il suo ruolo, però bisogna aspettare anche delle occasioni di mercato, dei colpi anche dalle squadre, bisognerà aspettare anche il calendario, fattore molto importante, che sarà è stata spostata la presentazione dei calendari, e quindi sarà una scommessa, però il campo potrà dire se Caserta è la persona giusta per la panchina del Perugia e per il Perugia. Lorenzo, ma lui entra. Beh, secondo me, cioè, Caserta ora è il nuovo allenatore. Secondo me cioè, è un buon allenatore. Poi non so se ha avuto esperienza con altre squadre, così. Però secondo me è un buon allenatore. Poi, cioè, girone, non so, alla fine sono quasi tutti difficili. Poi all'inizio ci mettevano sul girone B, sul girone C, cioè non si capiva niente, però è più probabile che ci mettano sul girone B. Quest'anno è andata così, questo campionato strano. Poi adesso c'è stato il ricorso del Foggia, c'è stato tutto il ricorso del Foggia, il ripescaggio, le squadre, poi alcune squadre sono. Non si sono iscritte. Quindi stanno andando così. Poi adesso abbiamo pure i giocatori positivi in squadra. Dai, io questo. Ci vogliamo andare. Sam. Ci senti, Sam? No, non ci sente. Allora possiamo passare direttamente a Simo. Che mi sa che Sam non ci Ecco, sentiva. Sam? eccomi. Ah, ok. La domanda era, Vai. scusa, Su Caserta, che cosa ne pensi appunto, visto che si è appena praticamente presentato alla stampa, tutto quanto, che impressioni ti ha fatto, se ti piace, non ti piace? Allora, per quanto riguarda Caserta, io penso che secondo me è un buon allenatore. Cioè, nel senso, esprimo pareri limitatamente. Penso che può fare una buona stagione qua a Perugia, solo se, ecco, chiede i giusti giocatori a Santo Padre, perché secondo me a Santo Padre di questa città non è che gli importa niente, quindi non so come mai ha questa capacità di restare, e quindi l'unica fonte che Perugia su cui può contare è lui, momentaneamente, anche se viene da un campione, cioè viene da una squadra che è retrocessa, che è la Juve Stabia, quindi ecco, speriamo in lui. Non mette le mani avanti, però
però gli diamo fiducia. Ok, Simo, a te. Secondo me, mi sentite? Sì. Vai. Secondo me il Perugia ha preso un buon allenatore, certo si poteva puntare di meglio, solo che ecco, viene da un campionato vinto di Serie C, quindi già questo è buono. Ovviamente non andiamo in un girone facilissimo, però già che abbiamo evitato il girone C, secondo me è una buona cosa. Solo ecco, mi ha dato buone impressioni sentendo le sue parole, e penso che farà bene alla fine, perché come ha detto lui propone un calcio offensivo, molto aggressivo, e dai, speriamo in bene, speriamo di fare un ottimo campionato, e spero da tifoso perugino che il Perugia ritorni subito diretto in Serie B. Allora, ragazzi miei, adesso io, prima di passare a qualcuno che aveva chiesto che se rimaneva alcuni giocatori, le faccio una domanda dolente, ma proprio dolente. Le considerazioni di Massimo Otto quando si è presentato a Pescara. So che purtroppo andremo a toccare un tasto un po' dolente, però... visto quello che ha detto, che lui sul telefonino dice che dichiara che praticamente è stato cercato dal presidente Sebastiani negli ultimi 5 giorni, io vi dico la mia, per me è una cavolata, perché non ci posso credere, però la vostra opinione è fondamentale, cerchiamo anche di diffondere questa notizia che lui abbia detto che negli ultimi 5 giorni è stato cercato pare dal Pescara. Se lei, direttore, c'è qualche notizia in più, ben venga. Perché no, non ho voluto seguire la vicenda, dico la verità. Per me la panchina del Perugia si è conclusa con l'esperienza di Oddo, che a me era un allenatore che già non piaceva prima. Però non voglio entrare in merito su questa vicenda, perché... non ho nessun elemento per poter né avvalorare un'idea o un'altra. L'unica cosa, trovo che ha fatto delle scelte, per me, per mio modo di pensare, così come lo reputo io da tifoso, incomprensibili. Prima stai già il fatto di accettare di giocare contro la propria squadra, per me è una cosa inconcepibile, ma questa è la mia. Mi dicono, ma lui è un professionista, va dove gli fanno... che era amico di Sebastiani, è di Pescara, amico di Sebastiani, forse il Perugia non avrebbe dovuto dire no, quando sappiamo che giochiamo con il Pescara, tu il Perugia non l'alleni, anche per non metterti in difficoltà. Poi l'avevano legittimato, tutta una storia che a me mi ha lasciato perplesso su alcune decisioni che sono state prese dalla società, perché era responsabile della società. Lui aveva un contratto, ha deciso di onorarlo, però è una vicenda, ti dico francamente, che a me non piace parlare, punto. Ma per il semplice motivo che lui, i risultati sono chiari. Siamo stati retrocessi, punto. Ha le sue responsabilità, le responsabilità maggiori c'è la società, c'è la Cosmi e ce l'ha lui, Oddo, che non doveva riaccettare di tornare a certe condizioni, perché dopo criticare si fa presto. Però a me questa vicenda francamente mi lascia perplesso, quantomeno perplesso. Però viviamo un calcio diverso, io sono un nostalgico, quindi io ammetto, sono un nostalgico, amo un calcio in cui c'è l'attaccamento alla maglia, i giocatori si sentono in una famiglia e interagiscono con te. È difficile in questa epoca, i giocatori sono dei professionisti che sono distanti molto spesso dal tifo, peccato, nella maggior parte poi avvengono anche gli esempi positivi, per cui a me questa vicenda mi ha lasciato perplesso, ma solo è una questione mia, perché io
mi sarei comportato diversamente, non avrei mai accettato di giocare contro la mia città, perché oggettivamente è difficile giocare contro se stessi del proprio passato, è difficile, punto. Anche se uno vuole essere il più bravo, è difficile a livello psicologico, ma non lo dicono io, lo dicono gli studiosi. Comunque, è una vicenda che mi ha lasciato perplesso, mi limito a dire questo, ma soprattutto a causa della società del Perugia che non doveva prendere lui, vabbè, ma questa è un'altra storia, e soprattutto non lo doveva far allenare quando si giocava contro il Pescara, per non metterlo in difficoltà, e anche perché lui non doveva accettare perché l'avevano delegittimato. Punto. Poi le sue scelte professionali attengono a lui. Non ho nessun elemento per andare contro le sue dichiarazioni. Quindi se lui dice così, io credo sempre nella buona fede delle persone. Fino a prova contraria. Lui ha detto queste cose, non ho elementi per poterlo dubitare. Lo accetto, ma diciamo, così come si è comportato, per me è una cosa, una vicenda che mi lascia perplesso. Ma solo è una questione personale, non vuole essere né critica e né a favore, mi ha lasciato perplesso, punto. Dani, tu la vicenda penso che Dani l'avrai seguita, appunto, perché stando nel gruppo con noi spesso e volentieri notizie sono uscite, quindi ne saprei qualcosa di più. Vai. Sì, allora, intanto il primo errore della società credo che sia stato fare un biennale a Oddo, che era un allenatore che non si conosceva. Potevo capire se magari fosse stato un allenatore che aveva già fatto una stagione su quella panchina, si voleva confermare, magari si faceva un biennale di rinnovo. E per quanto riguarda la vicenda sulla panchina, ho visto alcuni video dei tifosi pescaresi e alcune parole di Sebastiani, che appunto parlavano già di un precontatto prima della partita con il Pescara dei playout. Poi Oddo ha detto che ha le prove dentro il suo telefono, che onestamente vorrei vedere e verificare, perché le due parti sono contrastanti, le due versioni sono contrastanti, quindi vorrei vedere dove sta la ragione. Se Oddo ha detto una bugia, dovrebbe chiedere scusa al tifo. Esattamente. Posso dare un aggiornamento di mercato? Vai, vai. Come no? Corazza l'ha preso l'Alessandria, quello che volevamo prendere noi. Ah. E quando dico appunto, fanno certi nomi, i nomi non si devono fare, si devono prendere, punto. Mi dicono, io adesso dopo seguirò, però mi è arrivato questo SMS che Corazza dice noi lo cerchiamo, gli altri lo prendono. A me questa cosa mi dà fastidio, perché sulle voci del mercato ci sono persone che dicono fantasticherie, nomi così tanto per dire, però sono così, girano dei nomi che poi non vengono, vabbè, ci sta, è un gioco virtuale, il calciomercato è un gioco virtuale, no? Ognuno di noi sogna una formazione la migliore possibile, però il fatto, quando dico c'era anche il Palermo che lo cercava, in questa fase il Perugia deve, prima di tutto, come mi sono dimenticato di dire, scusate se interrompo, ma se no mi dimentico, che lui prima di poter chiedere i giocatori vuol sapere, come giustamente ha detto Daniele, chi resterà, e se non sappiamo i suoi elementi su cui contare. E poi adesso, una volta la maglia del Grifo era ambita in tutte le serie, era ambita, oggi per questo calcio che contano più gli interessi dei procuratori, i giocatori vogliono i contratti sempre più sostanziosi, e quindi dovremo vedere chi resterà. Al momento non sappiamo, noi abbiamo provato a fare una formazione, ma è difficile farla perché se non sai la volontà dei giocatori. Però questo che mi dà fastidio, no? Trasferisco a voi questo fastidio, cerchiamo di prendere Corazza, e lo prendono gli altri. A me questa cosa francamente mi innervosisce, perché mi creo delle illusioni, si prende e poi si dice, no? Scusate questa interruzione, volevo
Carta, volevo sapere come la pensi anche tu, perché questa era una punta che aveva segnato 14 reti in un girone difficile come quello della Serie C, e che io mi sono detto, come fa la regina a privarsi di un giocatore forte come questo senza avere soldi? Dici, quei soldi lo prendi. Noi siamo stati costretti a dare, abbiamo dato a 200.000 euro buon aiuto. Offrigli buon aiuto? No, perché c'è un ingaggio alto. Insomma, morale della favola, va Alessandria. Quindi una volta sarebbero venuti quando c'era il richiamo del Perugia a Perugia. Oggi va ad Alessandria, va al nord, non al Perugia. Questo mi è arrivato da confermare, poi voi siete molto più abili di me a vedere le notizie, voi siete degli esperti più di me, basta vedere su internet se è vera questa notizia, questo SMS che mi è arrivato, che sarebbe andato alla Corrazza. E così io mi arrabbio, ecco, da tifoso del Perugia mi arrabbio, così semplicemente lo dico, così fra amici, siamo fra amici, no? È giusto. Dice che Vale Cremonese comunque buon aiuto, qua dicono anche. Sì, 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 sì. No, alla corretto. Ritorniamo sul discorso 8, va. Prima che... Allora, sul discorso Oddo, che dire? Purtroppo ha preso una strada che non doveva prendere, secondo me. Però... a livello calcistico, scusate un attimo che bevo, secondo me ha preso una strada che non doveva prendere, perché cioè essere così, no, infami, però vuol dire che secondo me c'è stato qualcosa sotto nei playout, se così possiamo dire, direttore Erte. No, non lo si può dire, perché se non si ha le prove si entra in un meccanismo trita tutto. Quindi è sempre meglio, purtroppo, avere delle idee, ma non si può dire, purtroppo. Però qualcosa, vabbè, è andato storto. Ma no, da ma prima... Infatti, no, ma infatti le mie erano idee, nel senso le mie erano idee, nel senso che non è che dico c'è stato, cioè, nel senso, c'è stato, secondo me c'è stato qualcosa. Perché se non si spiega il fatto che passi nella squadra di tante squadre che ci potevano essere proprio il Pescara. Cioè, poteva andare benissimo al Benevento, poteva andare benissimo... Cioè, poi non stiamo parlando di un giocatore... Cioè, non stiamo parlando di un allenatore così. Stiamo parlando di anche di un giocatore che ha vinto i mondiali. Quindi non è che... insomma, è una persona, una figura di qualità. No, sono pienamente d'accordo con te. Il fatto che ha scelto il Pescara, quindi sotto c'è stato forse qualcosa, non lo so, questo non possiamo dirlo, perché non accuso nessuno, ecco, ci mancherebbe altro. Ma hai detto bene, perché poi c'è pure anche un dato statistico, no? Se voi vedete Sottil, alla fine il Pescara l'ha salvato, che motivo c'era per poter suonare? Domanda. No? Ha vinto. Perché sono andato? Lorenzo. Che dire di... c'è di Oddo. Secondo me ha fatto, come ha detto prima Sam, anche una scelta sbagliata, perché poteva andare sicuramente da altre squadre, e tanto bene il Pescara che ci abbiamo giocato al play-out, quindi forse, dico forse, non affermo niente, che ci sarà sotto qualcosa, però cioè, non voglio accusare nessuno, perché cioè non ci sono, cioè le prove che non lo confermano. Poi secondo me, parlando della società, secondo me la società ha sbagliato anche su tante cose, quando c'era Cosmi e hanno fatto tutte quelle sconfitte,
lì la società doveva intervenire e non è intervenuto, non è intervenuta, ed è intervenuta a 3 giornate dalla fine, mandando via Cosmi e reinserendo Odd. Poi da una persona come Odd, che cioè mi stava pure simpatico, però ora cioè, sono sconvolto, sono senza parole. Poi la vicenda che era capitata in panchina, cioè sinceramente di questa cosa non lo sapevo, quindi. Ok, Simo, a te. Secondo me sulla questione Oddo, in primis la colpa è della società, perché loro sapevano che a febbraio il Pescara aveva contattato Oddo, quindi si doveva vedere un po' meglio tutte le situazioni. Dopo per carità, le partite si devono giocare, nessuno sapeva insomma che il Perugia avrebbe avuto questo tracollo, però io fossi nella società avrei gestito meglio tutti questi scenari, insomma. Io non avrei proprio ripreso, avrei tenuto lì certe Cosmi, che uno che insomma le partite magari quelle decisive le approccia un po' meglio, diciamo, avendo più esperienza, eccetera. E poi prima di passare la parola agli altri, volevo sapere, ma buon aiuto va alla Cremonese? Ho sentito Cremonese, questa voce. Cremonese. Sì, tutto fatto, oppure è stata una vocina? Non ha fatto gli allenamenti, lui e Ghiomber non hanno fatto gli allenamenti. Questo significa... Allora adesso ho capito. Sì, adesso ho capito. Allora ragazzi, in chat abbiamo anche il pescarese che tu, Daniele, avevi proprio nominato, che dice appunto che le partite se le ha comprate il Pescara a rete. Vabbè. Ah, se io dice sì, poi lui. Io direi attenzione, no? Se dice... Allora, dire così senza una prova, per quanto riguarda me, io non mi trovano d'accordo, perché dire queste cose, cioè, poi ci coinvolgono anche a noi, perché se noi ripetiamo delle cose, e lo ha detto bene Oddo, il primo che dice qualcosa sulla mia onestà, io adirò le vie legali. Ecco, io devo informare che quando adiscono le vie legali, uno involontariamente dice delle cose e poi si trova coinvolto in una cosa che è sgradevole. Le dico perché alcune volte mi sono capitato e non avevo detto niente, ho dovuto dimostrare che ero io. Pensate un po', se erano sbagliati era uno Bartolini, non Bertolini. Ho dovuto mettere un avvocato per difendermi, quindi attenzione, perché poi subentra delle cose, meglio non leggere certe cose, o porta le prove, se ci sono prove vado a dimostrare, perché è diffamazione. Siccome siamo più di due, anche se siamo tra noi e parliamo, questo va su tramite internet, bisogna dire le cose. Quindi, dire così le cose, non dobbiamo accettarle. Io lo dico perché oggettivamente sono qui in veste di tifoso, purtroppo sono anche giornalista e devo stare attento, purtroppo dico, perché preferisco essere tifoso, però quello è il mio lavoro, quindi così è. No? Bisogna fare attenzione. Io direi di più di riconcentrarsi sul passato, cerchiamo di costruire un futuro, perché ormai tanto il passato è passato, non lo possiamo, possiamo arrabbiarci quanto vuoi, scocciato le finestre, ho scocciato quello che potevo scocciare per la delusione, però il passato noi dobbiamo proiettarci verso il futuro, e è quello che ognuno di noi può contribuire, secondo me, soprattutto voi ragazzi che siete energia giovane e con Kartal, possiamo cercare di dare il nostro contributo per non far commettere gli errori grossolani della società, perché se noi la causa, gli indiani dicevano una cosa, voi occidentali vedete gli effetti ma non capite la causa, quindi se non combattete la causa gli effetti verranno riprodotti, trovate una soluzione di uno ma li riprodotti. Quindi la causa è la società. La società che ha sbagliato doveva intervenire, non è intervenuta. A gennaio ha commesso degli enormi orrori, non errori, perché è il sesto ottavo,
punto. Volevi cacciare Oddo, dovevi prendere con Antuono e dargli quei quattro giocatori che voleva, punto. Dopodiché i fatti stanno a zero, siamo arrivati cotti stracotti, punto. Dopodiché dobbiamo tirare una linea, perché se no, se ci infervoriamo su argomenti che ci fanno stare male, perché diciamo la vicenda del Perugia così come si è manifestata, i pali che abbiamo preso, Juan contro la Cremonese mentre andava dentro, la palla l'ha presa lui, quel Juan Poretto che ha segnato, Poretto nel senso quel Juan che ha dato tanto, ha fatto due reti nelle partite decisive, cioè ci sono stati degli episodi, i rigori che non c'erano contro di noi, i rigori che non ci hanno dato, c'è stata una serie di questioni, errori della società, ma tanta sfortuna, perché noi siamo andati all'ultima giornata, non eravamo negli spareggi retrocessione, l'ultima giornata ci siamo arrivati con un pareggio, errore del signor Oddo, che a me non piace come allenatore, e lo contesto nel merito, che si presenta con tre punte sapendo che non c'ha il 4-3-3. Queste sono le considerazioni da fare, però Oddo è il passato, vediamo il futuro. Per me è questo, su certe accuse io starei attento, perché bisogna avere le prove, dico solo questo, se no si entra su un meccanismo trita tutto di cui responsabili, anche se siamo fra noi, no, quando sei più di due può scattare un meccanismo, dal momento che questo viene replicato su YouTube, della diffamazione, quindi e non aspettano altro, qualcuno che ci vuole male o che non è tifoso del siamo una testata molto libera, anche se qua adesso il Pescarese ci contesta, io non ho capito, caro Antonio, come dice appunto Cubretta, noi qua facciamo quel cazzo che vogliamo e possiamo dire ciò che sentiamo, perché se noi sentiamo il discorso di vedere Otto infatti sulla panchina del Pescara subito dopo il play out, a me qualcosa mi puzza, però è una presupposizione, lui ci avrà tutte le cose, infatti è bene guardare adesso ormai al futuro, perché abbiamo purtroppo dei questioni del Covid che non è una cosa che scherza, purtroppo stiamo in un baratro, domani comincerà l'allenatore, l'allenamento dei giocatori non positivi, dobbiamo ancora aspettare gli esiti, però caro Antonio, noi del Perugia possiamo dire ciò che vogliamo e quello che pensiamo, come dice appunto Cubretta, che intanto saluto e che mi dispiace che questa sera non sia qui con noi, brava. A proposito di Covid, ci sono qualche dato più reale, perché qua ne stanno usciti tutti i colori. Hanno sbagliato semplicemente a fare i test, difatti l'hanno rifatti, scatta un meccanismo, se c'hai nella procedura, nel protocollo sanitario scatta un meccanismo che se ti trovi ad essere positivo è l'ASL che lo deve fare, quindi tra 32 ore, poi ci sono i tempi tecnici, no? Evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato, perché mi sembra strano i numeri che hanno fatto, no? Mi sembra strano, ma il Perugia non ce l'ha la rosa di 20, chi dice 30, chi dice, danno i numeri all'otto. Di fatto hanno trovato molti positivi. Poi c'è sulla riservatezza, non ti possono neanche dire quali, chi sono i nomi. C'è purtroppo una legge stringente sulla riservatezza, che soprattutto per le malattie, quindi non si sa, a meno che te lo comunica il Perugia Calcio, dietro disposizione degli stessi giocatori. Se i giocatori non ti danno il consenso, non puoi scrivere delle loro criticità, delle loro cose. Quindi non sappiamo al momento, effettivamente non lo sappiamo. Però il fatto che domani quelli che non sono stati negativi, e ci accorgeremo, si allenano, così mi è stato detto. Quindi andremo a vedere, ognuno di voi andrà a vedere e capirà chi manca. No, giusto? Ovvio. Direttore, ma lei sa qualcosa invece sull'apertura degli stadi? Che qua dicono dopo. La questione dello stadio, oggi c'è stato l'incontro. C'è stato l'incontro con la Cassa Depositi e Prestiti. È stato siglato un protocollo di intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbe elargire il contributo. Un contributo importante per costruire. Ah, il nostro, dicono, no, per andare noi allo stadio, noi tifosi. No, allo stadio dice, mi hanno riferito, per andare allo stadio dice che è arrivata una circolare, io non l'ho vista, me l'hanno riferita,
che le prime 5 giornate non vorrebbero far entrare allo stadio. Okay. Dicono, però io questa circolare, il signor Spadafora ci dovrà far sapere qualcosa, che è il ministro dello sport e anche il comitato tecnico scientifico ci dovrà far sapere qualcosa, perché come fanno i tifosi? Cioè, un calcio senza tifosi non è calcio, è un qualcosa di virtuale, ma non è reale. Perché qua infatti chiedevano, appunto, dice che forse a ottobre riaprono gli stadi, diceva un ragazzo mio iscritto, e mi dici appunto magari si ritornerà agli stadi, perché comunque sarà il dodicesimo uomo in campo. I prezzi del biglietto ancora non si sanno, i prezzi del biglietto ancora dell'abbonamento non si sa nulla. Io stavo anche chiedendo, direttore, in giro pure della nuova maglia, che non è stata non si sa nulla. Quindi ancora stiamo tutto in alto mare. Allora, argomento adesso un pochettino più dolce, più soave, va, chiamiamolo così. Una considerazione su quelli che potrebbero rimanere secondo voi, e che parere avete con quello, chi vorreste che rimanere per forza? Un parere su quelli che rimarranno, speriamo che rimarranno. Oggi si parlava anche di Melchiorri al Chievo. Ho sentito questa nuova novità che spero sia falsa, perché Melchiorri me lo terrei anche a mezzo servizio e quant'altro. Si dovrebbe ripartire comunque da Fulignati, Zita, Mazzocchi, si spera appunto che Bachi rimanga, e loro. Considerazioni su questi elementi che stanno con noi. Vai Dani, facciamo partire prima te questa volta. Allora, intanto ritorno un attimo indietro e su Oddo mi spiego un attimo meglio. E dicevo prima che le chiacchiere che si leggono su internet o che appunto si fanno fra tifosi, diciamo, non sono verificabili. Quindi dico che non accuso Oddo, non accuso Sebastiani, nessuno, e tutto qua semplicemente. E, invece per quanto riguarda il discorso di prima del calciomercato su Corazza, ho citato anche oggi con voi un episodio di un film, una scena di un film dell'allenatore nel pallone, dove appunto il presidente prometteva ai giocatori, all'allenatore, i giocatori facevano nomi altisonanti come Platini, Rummenigge e Maradona, e poi non ne ha preso uno. E se non era per il colpo, l'ultimo colpo, last minute, così, il talento dell'ultimo minuto, non prendeva nessuno. E chi voglio che rimanga? Ovviamente Mazzocchi, spero che diventi anche capitano. E Fulignati, Sgarbi potrebbe essere, se non un titolare, una buona riserva al massimo, e qualcuno al posto di Nzita, perché dichiara andrà via, e Nzita non, diciamo che è uno di quei giocatori che sembrava che aveva voluto Oddo, e però non mi ha convinto molto. Vorrei che rimanga Moscati e Melchiorri, però se viene affiancato da qualcuno, e per il resto non ho grandissime richieste. Allora, per quanto riguarda Corazza e chi rimane, questa è la domanda? Sì, chi ti piacerebbe che rimanesse, con chi ripartiresti, e qual è qualche punto che andresti a prendere, visto il mercato di oggi, quello che offre praticamente? No, ho visto anche che parlavate di Corazza e tutto quanto. Quindi un po', se magari il direttore me lo concede, parla un po' di Corazza, se... Vai, vai. Se posso.
Allora, io per quanto riguarda Corazza, purtroppo adesso è arrivata questa brutta notizia che è andata da Alessandria e il fatto mi dispiace perché è una punta che poteva far comodo, ovviamente con un centrocampo che doveva essere ben solido, non con i soliti prestitini, almeno non ti dico tutti quanti, cioè qualche prestito poteva prenderlo, però almeno due o tre giocatori dobbiamo comprarli, ecco, anche perché comunque in Serie C le quote non sono alte, nel senso, nel senso non è che un giocatore di Serie C vale quanto un giocatore di Serie B. In poche parole, questo Corazza a me piace, cioè, mi piace molto. Il fatto che è andata ad Alessandria, ripeto, non voglio fare il monotono, mi dispiace. Dobbiamo puntare adesso in un altro attaccante che sappia appunto mettere la palla in rete e nei giusti momenti e essere affiancato da qualcuno. Poi per quanto riguarda la domanda un po' se mi potete aiutare, scusate. Allora, chi terresti con Ah, tutta la ok. rosa a disposizione? Ah, ok. Per quanto riguarda la rosa, terrei solamente questa è una bella domanda. Non terrei in zita, non terrei in zita assolutamente, ma terrei forse Dragomir, forse e Juan lo terrà sicuro perché è giovane, comunque può crescere, nelle ultime partite l'abbiamo vista anche nei playout, ha fatto bene. Ho fatto due gol che non ci è dispiaciuto, penso. E non lo darei via io, almeno. Dopo per il resto, Vicario lo terrei, Fulignati lo terrei, perché comunque sono i due bravi portieri. E a meno che non tornino Rosati, Santo Rosati, veramente. E dopo ecco, se no io salverei quattro persone, Fulignati, Vicario, Juan e Dragomir, forse. E su Dragomir forse ho forse tanto da parlare. Mi dispiace questo Corazza, ripeto. Però Vicario è ritornato al Cagliari, di proprietà del Cagliari, quindi Ah, non sì, è lo ritornato. Purtroppo è ritornato Vicario. Già, L'avrei tenuto anch'io. no, ma infatti parlavo in generale, nel senso, parlavo in generale, se dovessi ripartire. Ah, beh, sarebbe un sogno una tanta volta richiesta in prestito. Ma non penso che il Cagliari ce lo darà mai. Lorenzo. Vediamo un po' da chi riparte e chi prenderebbe. Io sinceramente io spero che rimanga Mazzocchi perché cioè, come giocatore è buono. Poi Melchiorri, poi Fulignati che è un bravissimo portiere che anche, si è visto anche in Coppa Italia contro il Sassuolo, ha praticamente salvato il risultato. Io terrei questi tre. E Spero. chi prenderesti? Voi avevo saputo una notizia che arrivava un nuovo centrocampista del Perugia, Gori, che sa, Sì, dalla sì. Fiorentina. Ma non è sicuro ancora. Sì, infatti ancora non è proprio sicuro al 100%. Chi prendere non saprei.
Beh, vediamo un po' quello che il mercato offrirà e speriamo appunto, come aveva detto Daniele, che non succede come nel film. Ragazzi, arrivasse Gori. Arrivasse Gori, dico, non sarebbe male. Beh, assolutamente no. Giustamente no. Simo, eccolo qua. Allora, io terrei in primis Mazzocchi per gli dare la fascia di capitano, perché è l'unico secondo me che c'ha il Perugia nel cuore. Poi terrei Fulignati perché è un ottimo portiere, si è fatto sempre trovare pronto. E poi Melchiori terrei, ma purtroppo so che è complicato. Dopo chi c'è? Dopo Juan lo terrei e dopo ecco pochi altri, il resto non vedo altri da tenere, non vedo. Comprerei un attaccante forte, purtroppo Corazza non è arrivato, ce lo siamo fatti sfumare. E dopo prenderei due ottimi difensori. Ok, direttore, qui si diceva di Biancamano, lei conosce. E Biancamano è un giocatore che a me piace. Ha giocato con Catanzaro di Auteri, però leggevo, è chiaro che è andato Corazza, gli hanno fatto un contratto, nel frattempo la redazione ha stimolato i miei a darmi informazioni, 3 anni gli ha fatto l'Alessandria, 3 anni, 3 anni di contratto, e dice non era adatto al 4-3-3, mentre al 3-5-2 con Eusepi dall'Alessandria si trova Merto e Caserta punterebbe ad altri. Questa è la notizia che mi hanno dato dalla redazione nostra. Ah, ecco. Io questo, ecco, a me Bianchimanno piace, anzi l'avrei tenuto anche come riserva. A Catanzaro si è fatto le ossa, non ha giocato sempre, è un giocatore lungo, alto, quindi ci mette tempo. Però abbiamo anche Vanconi, mi pare che ritorna, che ha segnato 7 reti. Cioè, adesso bisogna vedere dove è la criticità. Allora, il Perugia vuol fare cassa per investire, questo per poter fare gli acquisti. E il centrocampo non ce l'abbiamo. Centrocampo abbiamo Juan, solo Juan e il bravo giocatore, due centrocampisti, adesso mi sfugge sempre straniero. Ma con la te è il nostro, con la te? Con Ate e Juan, sì. non abbiamo altri a centrocampo, quindi la criticità. Mentre bene o male noi dobbiamo approntare a un 11 ipotetico, poi li cambi, li vendi, li compri, però attualmente facciamo fatica. C'è Moscati, sì, ma Moscati aveva avuto problemi con la società, speriamo che si siano risolti, perché Moscati io ce l'ho nel cuore perché ha fatto quella rete fantastica contro il Frosinone, per me è stata la promozione del Perugia, quindi per me Moscati, a me è un giocatore che piace, è andato a Trapani, non ha avuto tanta fortuna, però è un giocatore che al momento tu ce l'hai. Poi c'è un altro giocatore, Monaco ha un ingaggio alto, 4 anni è stato fatto, quindi un errore della società, 4 anni, ha sempre cercato a dare, è andato a Cosenza, adesso è ritornato, tu ce l'hai, che cosa farai con Monaco? Dragomir lo vendono perché ha mercato, poi tocca sapere, giustamente Casetta dice, io adesso come faccio a impostare una squadra se non so chi resterà? Molti non vogliono restare, non vogliono venire in Serie C, una volta sarebbero precipitati a giocare col Perugia in Serie C, perché detto anche Negri, ricorda, anche Negri, tutti sarebbero precipitati. Adesso noi ci troviamo di fronte a un fatto nuovo e dice io in Serie C non ci voglio stare, voglio andare in Serie B. Ma le trovi le squadre? Perché da quanto ho capito io, la dichiarazione del direttore sportivo, lui ha detto, e chiaramente è Santo Padre che gliel'ha indicato, si trovassero una squadra e si trovassero una società che paga quello che vogliamo noi. Quindi siamo di fronte a queste esigenze.
Io terrei quando, per esempio, quando terrei con Atelo terrei, perché è un giocatore di prospettiva. Su Melchiorri ci sono delle offerte. Poi per il resto, come avete perfettamente voi, dare la fascia di capitano a Mazzocchi per l'impegno che ha profuso, è stato veramente, concordo con voi. Qui mi parlano Elia, attaccante esterno ex Juve Stabia, dice: ho detto fatemi dei nomi, devo dare agli amici che ci ascoltano, quelli che stiamo lavorando noi, cioè in redazione. Dicono Elia, attaccante esterno ex Juve Stabia, Nielsen e Sunas, centrocampisti della Regina. Qui la Regina vuole Dichiara, glielo darei se ci dessero questi giocatori, però come avete sottolineato voi il problema è a centrocampo, dove non abbiamo solo due giocatori, con le offerte che fanno dalla Francia anche per Juan. Voi sapete, chi amministra il Perugia, se c'è un'offerta nessuno è incedibile, però tocca vedere chi prendiamo. I calendari l'hanno rinviati per la gara di Bitonto, c'è stato un ricorso, tutta una serie di questioni, ma il 27 settembre si gioca, gli altri si sono allenati, hanno fatto le amichevoli e hanno già un ritmo partita, quindi noi rischiamo di trovarci molto ma molto male, perché non è stato ancora approntato una rosa che perlomeno, io ho visto uno che scrive la rosa del Perugia è molto competitiva in Serie C, ma io dico cosa scrivono questi signori qua in Serie C? Avete visto le squadre che vengono su dalla Serie C, quando fanno la Serie B con pochi ritocchi si giocano la classifica di alta classifica, la Serie C. Il Pordenone. Come il Pordenone, ma tutti, come anche l'Entella è andato giù e è ritornato su. Ma Lentella ha un presidente che vuole tornare su, nel senso che ha le disponibilità per investire per tornare su. È difficile tornare su. Il Bari ha speso 11 milioni, c'è il presidente De Laurentiis. Ragazzi, il Bari non ce l'ha fatta. Il Monza ce l'ha fatta, per esempio, che ha Berlusconi come presidente. Cioè, gli investimenti se non vengono fatti, e poi il 27 si gioca, oggi siamo il 3, fra 24 giorni si gioca, ma con chi andiamo in campo? Se ancora non sappiamo con quali giocatori vogliono restare e con non restare. Cioè, questa è la situazione un po'... dopo non è che ci va in campo, non ci vanno le figurine, ci vanno i giocatori che devono essere motivati, perché all'ultimo siamo arrivati... quindi... questa situazione in qualche modo bisogna sbloccarla, bisogna, e dopo c'è è intervenuto anche questo qua, la positività del Covid, già non abbiamo una rosa, non sappiamo chi resta e non abbiamo fatto degli acquisti, non abbiamo iniziato la preparazione se non a livello iniziale, non sappiamo se il 6 partiranno per Cascia. Quindi ci sono delle situazioni difficili, oggettivamente difficili per la società da risolvere. Io non so cosa pensate voi, però intanto gli altri fanno acquisti, si allenano, fanno le partite amichevoli, quindi acquisiscono ritmo. È fondamentale anche per la società. Ce lo nascondiamo che siamo divisi come tifosi, chi vuole Santo Padre, chi non lo vuole. Cioè c'è una situazione che dobbiamo risolverla. E sarebbe opportuno fare vedere che dagli errori del passato traiamo beneficio e investiamo e compriamo i giocatori, perché se no Santo Padre c'è solo questo, caro direttore, Santo Padre gli resta solamente di fare una campagna acquisti decente se vuole essere riamato da questa piazza. Basterà? No, io auguro sempre, cioè, quello più la Serie B, minimo. Cioè, 7 mesi, come giustamente ha indicato la prima volta che ti ho conosciuto, per poter fare le cose bene dobbiamo in 7 mesi ritornare in Serie B. Non è facile, però è a lui questa sfida, noi possiamo tifare, per il resto
Esatto, poi speriamo che si può anche rientrare allo stadio, perché così il dodicesimo uomo in campo farà sicuramente la differenza. La spinta del Curi, spero, non so quanti abbonamenti ci saranno, visto tra il Covid, da praticamente quello che è successo un anno fallimentare. A proposito di questo, lo chiedo proprio a due persone che qua in curva proprio ci vanno. Dani, se si potrebbe andare allo stadio, rinnoveresti questo abbonamento per quest'anno? Visto quello che è successo, no? Se riaprissero le curve, io sì. Quindi io tornerei allo stadio. Sam? La stessa cosa di Daniele. Quindi rinnoviamo la fiducia a questa società, praticamente. Il nostro contributo. Ragazzi, purtroppo la passione è come andare al cuore, è come tornare a casa. Non so se Lorenzo va allo stadio. Lorenzo, va allo stadio? Io sì, però io sto in tribuna, verso la curva nord. Ah, ok. Quindi tu rinnoveresti l'abbonamento quest'anno, se si potrebbe? Sì, io se quest'anno si potrà ritornare in stadio, cioè allo stadio, andrei in curva. E fai bene. Allora, penultimo argomento, e poi diciamo che per questa sera, tra l'elite, tra i pescaresi che hanno offeso gratuitamente, che qua ci sono state le offese gratuite dei pescaresi come non mai, che si sentono troppo ritoccati, che non ho capito ancora che vogliono, visto che state in Serie B, che ce restate per un altro anno e poi scendete, non in Serie C, in Serie D, fanno compagnia in Serie D, andate a fare il derby col Teramo, manco col Teramo, perché il Teramo sta in Lega Pro, non si sa, con il Giulianova probabilmente, quindi. Ma noi c'avevamo il derby col Gubbio. Noi sì, no, io dico al Pescara. Prossimo anno, va a fare il derby col Giulianova in Serie D. Con la Mezzano, anzi con la Mezzano va a fare il derby. Ma noi quindi con il Ternana no? No, noi ormai penso che ufficialmente staremo nel girone B. Penso che vada però con questa storia dei ricorsi, con questa storia delle iscrizioni, con i ripescaggi, le riammissioni, vedete, ogni anno ci troviamo a non sapere quello che indicativamente hanno fatto, secondo me, una scelta sbagliata, perché se facevano nord, centro e sud risparmiavano. Siamo in un'economia di guerra, forse non lo sanno questi che gestiscono il calcio, non sanno che le società sono in difficoltà. De Laurentiis ha detto solo 4 squadre si possono iscrivere in Serie A, le altre le fanno iscrivere perché il calcio è il primo sport nazionale, ha detto lui, non lo dico io. Quindi che significa? Che i soldi non ci sono, e cosa tu che mi... e soprattutto non ci sono in Serie C. E in Serie C perché mi fai andare a Trieste? Per lui dovrà andare a Trieste, quindi vicino alla Slovenia. Andiamo alla Slovenia. Vabbè, è già successo. Sì, ma ragioniamo un pochino. Ci sono i soldi? No. È una situazione particolare? No. Ora, poi c'è che il presidente della Ternana ha fatto espressa richiesta di non giocare col Perugia, di andare nel girone C. Ha fatta lui. E sicuramente, io lo ricordo, chi è il presidente della Lega Pro? È Ghirelli, uno di Gubbio, quindi un umbro, che è stato anche direttore generale del Perugia, se ve lo ricordate. E quindi è anche del Bari, direttore generale del Bari con Matarrese. Quindi non lo sappiamo. Sicuramente al momento, ad oggi, il Perugia è nel girone B, con Padova e queste squadre del nord, anche centro-nord. È un girone, diciamo, leggermente più semplice sulla carta, dovrebbe. Anche se, come appunto si ricordava, i fatturati delle altre squadre sono molto più alti dei nostri. Eh sì. Su Tirol, Triestina, Padova, sicuramente stanno più attrezzati di noi.
No, no, ragazzi, il Tirolo ve lo dico io, non so, attrezzato a livello campistico. Sono stato in Trentino a fare animatore, non so, hanno un bel campo, ma non so, secondo me gli sa, può fare benissimo. Però guarda, Sam, un'altra volta il direttore, quando ha fatto la sua trasmissione, c'era un esperto, non so se di economia o di finanza, che parlava. Ah, Sì, è un direttore di geopolitica e finanza, cioè è uno che ho cresciuto io, che ha fatto degli studi, è andato a vedere i bilanci, è andato a vedere chi le finanzia e veramente c'hanno i soldi. Poi, giustamente, punteranno alla Serie B? Non lo so. Vedete che lo Spezia non giocherà a Spezia. Dove, al Marassi? No. No, perché c'è la Sampdoria. Del E il Genoa. Genoa. A Cesena, credo. Eh? A Cesena, credo. A Cesena, dove c'è uno stadio grande, dove sì, a Cesena, a Cesena. Vedete, significa anche avere lo stadio. E per esempio il Sud Tirolo ha ragione lui, c'è uno stadio che lo vogliono rifare, lo vogliono ampliare perché sia norma per la Serie B. Che cosa significa? Non lo so, ma hanno disponibilità enormi. È vero, i soldi non sono tutti, l'ha dimostrato il Bari, però bisogna comprare i giocatori. L'anno scorso il Perugia, sapete quanto ha speso per la campagna acquisti? Dite una cifra. 4 milioni e Zero. mezzo, 5. Zero. Campagna acquisti. Zero. Zero, Zero. Quindi quest'anno non è possibile, perché già i giocatori non vogliono restare qua. Vogliono andare in Serie B. normale. Ma Gionberg non si farà a casa con Gionberg. Pure con lui. E Gionberg dobbiamo ringraziare la Salernitana che, se è vero quello che hanno promesso, lo prende pagandolo 700.000 euro, 350 quest'anno e 350 il prossimo anno. A A gennaio. gennaio, no, prossimo anno. Sono due rate. Io sapevo pure il Appunto. Crotone, era in cerca. Pure il Crotone lo voleva, però. Sapevo. Pure il Crotone sapevo che lo voleva. Sì, però tu di chi è amico Santo Padre? Di Lotito. È amico anche del presidente Sebastiani, che prima della partita ingiustamente è andato a dire, cioè inopportunamente, secondo me, è andato a dire siamo amici, ci dispiace. È vero, ci dispiace a tutti. Chi perde, perché era inimmaginabile all'inizio del campionato questa sfida per restare. Quindi devi far conto sulle persone amiche perché i soldi non ci sono. Noi dobbiamo partire dai dati concreti. Ci sono i soldi? Sì, acquisti. Non ci sono i soldi? Cerchi di fare, di cercare di prendere. L'Alessandria è una società che ha nuove disponibilità economiche. L'ha fatto vedere, ha comprato 3 anni di contratto, gli ha fatto 3 anni di contratto. C'è anche il potere contrattuale e quindi ci va. Non è più l'attaccamento alla maglia o al blasone della città, ma è una questione meramente economica. E meglio di carta lo sa, sono i procuratori che fanno la differenza. Purtroppo sì, l'avete visto anche in Serie A con certi giocatori. Quindi. Si è guardato anche quando c'è stato il caso Donnarumma nel Milan, che chiedeva, e poi alla fine ha ottenuto quello che voleva. Anche se è un portiere di grande prospetto, nulla togliendo a lui. Però a 18-19 anni pretendere quasi 6 milioni e la fascia da capitano era un po' troppo. E Mino Raiola alla fine è riuscito a accontentare tutti quanti praticamente. Vabbè. Allora ragazzi, se avete qualcosa da aggiungere voi, volete aggiungere qualche argomento, io tranquillamente sono aperto al dialogo prima di tutto, quindi se c'è qualcosa in primis che vi preoccupa o che volete affrontare, qualche curiosità, abbiamo il direttore qua, prego. Sam, lei qualche curiosità? Ah, io ecco, l'unica cosa che posso dire è un po' di rimbombo. Ok, prova adesso. L'unica cosa che dico è semplicemente che, ecco, questo problema di Ingionberg, cioè non è un problema, nel senso che col fatto che vendiamo Ingionberg, che rientrano 600.000 euro da
Vanghion perché era Salernitana. Speriamo che la società con Comotto e Giannitti cercano un attimo di fare qualcosa almeno per il centrocampo e la difesa. Non ti dico tanto perché comunque ragazzi ora la squadra comunque va rifatta. Va rifatta, cioè inutile, cioè non possiamo girare intorno se intorno ma. Questo è trucco. Purtroppo così nel senso non possiamo riprendere quelli di prima perché tanto non verranno mai e poi che ci fai? Quindi Dani? No, lascia parola a Daniele. C'è qualche curiosità Daniele prima della chiusura. Ma a parte quelle sullo stadio dove in teoria sapevo che oggi c'era l'incontro decisivo, però non ho trovato niente sui giornali. E niente, aspetto novità sul calciomercato e niente. Ok, io ragazzi invece vi devo annunciare che il processo verrà spostato a venerdì, anziché il giovedì, perché il venerdì, praticamente il giovedì, diciamo, devo condurre sempre una trasmissione di Serie B, ma sulla pagina appunto Arena Sportiva, dove sono il conduttore con tutte le squadre di Serie B, dove io praticamente insieme anche a Cupretta, che rappresenterà comunque sempre il Perugia, noi appunto, e quindi dalla prossima settimana si farà il venerdì. Prossima settimana ci sarà un piccolo specchietto per chi ama un pochettino la Serie A. Avrò con noi praticamente un ospite speciale, una nostra gemellata che è una ragazza del Genova, praticamente, dove parlerà appunto anche del Museo del Genova, ci racconterà pure alcuni aneddoti sul gemellaggio che praticamente c'è tra Perugia e Genova da tanti anni. Interverranno anche ospiti della Lazio, che è successo un po' un piccolo casino praticamente in casa Lazio, che poi ci faremo raccontare. Quindi settimana ricca di live la prossima settimana, se volete appunto, e qualche novità io speriamo di portarvela sul canale, speriamo che esce qualche notizia di mercato, qualche bomba, ma non ci credo che sto presidente faccia esplodere le bombe, anzi al massimo se mangiamo due limoni qua è una limonata, perché tanto questo presidente non credo che arriveranno le bombe, spero in uscita oppure qualcosa più sugli stati. Rimanete sintonizzati anche appunto sul canale Tutto Grifo, che sicuramente il direttore usciranno da lei molte più notizie delle mie, sicuro. Quindi credo appunto. Proviamo, ma anche il tuo, diciamo, è un grande lavoro che fai con questi tifosi, tanto di cappello. Abbiamo anche un nuovo youtuber che è Perugino l'Ingrifato, che la dice lunga, che tira fuori la grinta, cioè il Perugia c'avevamo la grinta, una volta c'era la tigna, il Perugino si chiama tigna, noi c'avevamo la tigna, ecco, questa dobbiamo riprendere. I Perugini sono persone virili e che vogliono ritornare dove gli compete. Dobbiamo cercare noi tutti di stimolare la società ad investire, perché è questo che il tifo vuole. Vuole sognare, vuole vedere che qualche gesto concreto, perché con questa rosa io francamente non sono d'accordo con un collega che ha scritto questa è una rosa che è la più forte della Serie C. Che cosa stiamo dicendo? Allora, Io l'ho letto adesso, quindi proprio fresca fresca la notizia. Dico, se ci vogliamo dire, ma come facciamo a comparare le altre squadre con questa rosa? Non sappiamo neanche chi resta. Comunque. Speriamo che la prossima settimana qua possiamo raccontare pagine memorabili invece che racconta sempre sto pessimismo. Speriamo di portare belle. No, no, mai pessimismo, scusa Carta, tu sei un ottimista per natura. Quindi io penso che loro sono l'energia vitale per poter riprendere, essere il dodicesimo uomo in campo. Le ho visti, sono tutti tifosi veri che hanno qualcosa da dire. Sono per questo a me piace stare con voi, dopo mi rituffo a fare altri giornali che devo seguire. Comunque forza Grifo e grazie Cart di avermi ospitato a questa che è veramente un'ottima tribuna.
dove le persone sono comunque, ecco, guarda, io ti consiglio Daniele che scrive anche bei articoli, se trovo prende con te. Ma noi siamo aperti, chiunque vuoi. Io l'ho detto, sai, lui perché è un po' timido, tocca un po' sbloccare. No, vabbè, la timidezza è qualcosa di positivo. Qualsiasi persona che voglia interagire, abbiamo l'artiglio del grifo, l'altro artiglio del grifo, il ragazzo, ci ha mandato una lettera e l'abbiamo pubblicata. Cioè, sì, il grande noi Federico, siamo, Federico. Noi tutti quelli, tu appena mi hai chiamato, io ho dato subito la disponibilità. Cioè, è nel nostro DNA interagire con i tifosi del Perugia. Siamo tifosi anche noi, confrontarci e imparare da voi, perché c'è da imparare da voi. Ascoltarsi, la passione, c'è sempre da imparare. Comunque siamo disponibili per chi voglia. Tifo Grifo è la casa, il Tifo Grifo è la casa di chi ama il Perugia. Quindi il discrimine è non tifare il Perugia. Se non tifi il Perugia, cerca un'altra casa più consona la tua. Ma noi siamo disponibili. Però è bello. Dottore, la prossima settimana avrai anche la madrina del Perugia, che oggi è stata poco bene, la nostra Cubra, che doveva intervenire pure questa sera, ma non ce l'ha fatta. Quindi Dani, invece di stare lì, parli, che ha a disposizione, che lei scrive veramente bene. Lei veramente potrebbe lavorare appunto a tutto Grifo. Che dice da noi? Che fa? Dica. Ma proverò a scrivere qualcosa. Dai. Sei veramente bravo a scrivere. No, parti gli scherzi. Sei molto bravo a scrivere, te lo meriti. Poi sei appena diplomato, quindi meglio te così. Di sicuro non sei come certe capre che stanno, che anche che hanno la laurea e poi manco sanno parlare. E non sanno manco comunicare. Lo guardiamo anche nel mondo della politica, che c'è gente che fa politica da anni e poi fa disastri e acqua da tutte le parti. Quindi, allora, stiamo ai saluti, grazie direttore, quindi ci vediamo venerdì, non più giovedì. Quindi. Grazie, ci sentiamo venerdì prossimo. Grazie okay. mille Daniele. Forza Grifo. Quindi andremo Sam. Sul giornale. Grazie quindi. A te. Come Sam? Non ho capito, quindi andremo sul giornale? No, ho detto, se qualcuno vuole scrivere sul giornale, il direttore è aperto, diciamo, se mandate qualche articolo. Si può fare un sunto di quello che si è discusso e per pubblicizzare la vostra iniziativa, che è un'iniziativa lodevole, si può fare un sunto, qualcuno mi faccia un sunto, quello che ha detto, ognuno si riporta le proprie posizioni, sempre però bisogna dire nella continenza del linguaggio. Questo recita. Ma come si fa a contattarla? Come si fa a contattarla? Allora, basta andare tifogrifo@libero.it oppure sulla pagina Facebook Tifogrifo. Vedete, ci sono diverse pagine, ci scrivete, noi non c'è nessun problema. Tifogrifo@libero.it. Ci scrivete. Ah. Mi ricordate, siccome riceviamo tante poste per altri giornali anche, ci scrivete gentilmente che eravate nella trasmissione di Cartal. Io mi ricordo perché Sam, magari ci sono degli omonimi per evitare, basta aggiungere questo. A disposizione. Comunque mi devo complimentare con tutti voi. Siete dei grandi tifosi e dovete infondere voi l'energia per superare questo pessimismo. Perché veramente... c'è una cosa che mi hanno insegnato, trasformare un punto di debolezza in punto di forza. Capito Sam? Sì, sì. Quindi sei anche tu, Lorenzo, visto che sei piccolo. Chiunque lo voglia, la casa è aperta. Ecco. È una casa dove, fino adesso tutti si sono trovati bene. Fino adesso. Poi cerchiamo di valorizzare le vostre peculiarità. Questo è l'obiettivo, così come fa Cartal, che è un'iniziativa lodevole di far emergere i nuovi tifosi in un'ottica di libertà, che è quello che mi piace di Cartal, un nuovo libero che dà la possibilità a tutti di parlare su argomenti e lo fa utilizzando dei mezzi di comunicazione moderni. Quindi chi vuole, la porta è aperta. Tanto le pagine su Instagram. Dopo sempre male che vada ti dico come devi fare, tranquillo. Tanto le pagine su Instagram. No, su Instagram non ce l'abbiamo, non l'ho voluta fare io, che è una cosa decisione mia, però la dovremmo fare. Va bene. Ringraziamo Lorenzo. Appunto. Grazie a te.
quando vuoi, l'ora è venerdì, siamo sempre qui. E ringraziamo Simo e in bocca al lupo per il canale YouTube che stai per aprire. Grazie, ringrazio te ovviamente Cartal che mi hai dato l'opportunità di conoscere altri tifosi del Grifo e un saluto a tutti i telespettatori ovviamente che hanno visto la nostra diretta, è sempre forza Grifo. Sempre e comunque, ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima, ciao.